Bene, buongiorno a tutti. Io sono il dottor Mauro Cinetra, sono funzionario della Confesercenti del Veneto, che include le province di Padova e Vicenza. Sono un professionista all'interno dell'associazione da 25 anni e da 25 anni, se non forse anche qualcosa di più, collaboriamo sicuramente con la Camera di Commercio di Padova, collaboriamo con molte imprese. E oggi, nell'ambito di un programma di formazione che si chiama PID, per cui Punti di Impresa Digitale, che sono un progetto che stiamo gestendo insieme ad altre associazioni di categoria alla Camera di Commercio, abbiamo elaborato una serie di contenuti, una serie di momenti formativi che andiamo a proporre sia alle nostre aziende associate, ma anche ad aziende che ovviamente sono all'interno del territorio padovano e che sono iscritte alla Camera di Commercio di Padova, per cui non è un momento esclusivo solo per i nostri soci, ma per tutte le aziende appunto iscritte alla Camera di Commercio. Si inserisce, vi dicevo, in un momento di crescita verso le nuove tecnologie digitali, l'alfabetizzazione digitale e tutti quegli strumenti che servono comunque alle imprese per risparmiare tempo, avere migliori fatturati, diffondere appunto una cultura, una pratica digitale tra le piccole, le microimprese, mi viene da dire le nostre che rappresentiamo, ma anche comunque le piccole e medie imprese dei vari settori. Oggi ci stiamo focalizzando insieme a un'azienda nostra partner che è la MFG SRL, che abbiamo scelto per la competenza nel territorio e perché comunque insomma ci hanno proposto anche dei momenti importanti di formazione a distanza con le nostre aziende per quanto riguarda tutta la tematica delle nuove scadenze fiscali, gli aggiornamenti e quelli sono i macchinari, i registratori e tutte quelle soluzioni che ci diranno Marco Agostini e i suoi collaboratori. Saluto anche il fondatore dell'attività Fiorenzo, nel momento in cui appunto possono fornire, ovviamente non parleremo di aziende specifiche, ma tutte quelle soluzioni che esistono nel mercato e che possono far sì che appunto gli ambulanti, gli operatori su area pubblica, i nostri esercenti, i baristi, i negozianti al dettaglio possono utilizzare appunto per una miglior performance aziendale. Ecco, io ho parlato anche troppo. Do spazio a Marco Agostini. Hai più o meno, insomma, una mezz'ora, penso che sia un momento congruo per dirci tutte le novità del momento. Ovviamente, se avete delle domande, sia in chat piuttosto che al termine della spiegazione, siamo qui per dare tutte le risposte del caso, insomma. Per cui buona relazione e se avete domande, appunto, non è una conferenza pomposa, ma è un momento di interscambio tra appunto imprenditori e professionisti del settore. Vai Marco, a te la parola. Grazie, dottor Mauro. Buongiorno a tutti. Spero che mi sentiate. E appunto, come diceva il dottor Mauro, oggi siamo un po' in novità per quanto riguarda i registratori telematici. Ringrazio per l'opportunità appunto concessa dalla Confesercenti Veneto e dalla Camera di Commercio. E qui con me abbiamo Michele Agostini, che è mio fratello. Siamo i due amministratori della società e il nostro tecnico Luigi Colombo che segue la parte tecnica. Allora, cominciamo con la presentazione, così non abbiamo tanti fronzoli. Ditemi pure se vedete oppure no. E questa è la tematica di oggi, registratore telematico, aggiornamenti e nuove scadenze. E io terrei un attimo le domande come tutte i webinar verso la fine e poi se avete bisogno tranquillamente rispondiamo un po' a tutto. Allora, qui ormai abbiamo già snocciolato la questione col dottor Mauro, quindi un appuntamento grazie al punto dell'impresa digitale, Camera di Commercio e Confesercenti. L'orario ci siamo, andiamo pure avanti. Allora, i punti che andremo a trattare oggi, per quanto riguarda i registratori telematici, non è più il vecchio registratore che fino al 2018-2019 avete tutti in mente, ma stiamo a parlare di un dispositivo ormai connesso e
tra un po' pieno di servizi. E ci siamo focalizzati su questi quattro argomenti grazie anche alla, un po' alle direttive del dottor Mauro. Quindi andremo a trattare brevemente la connessione con il cloud. Parliamo sempre che il soggetto è l'RT, cioè il famoso registratore telematico. Quindi ha un'interazione con il cloud, ha una possibilità di connessione con i mezzi di pagamento, vediamo snocciolare queste cose, connessione col cassettiere in diresto, che ormai è un, diciamo, un must di questo periodo, e la connessione con i gestionali, che si sta modificando. È da anni che con i registratori sono connessi ai gestionali, però ci sono delle novità. Ultima parte del webinar sarà le recenti norme sulla lotteria istantanea e qualche adempimento fiscale. Allora, lascio la parola un attimo a Agostino e Michele per quanto riguarda qui il prodotto in cloud, che è il nostro rappresentante. Buongiorno a tutti. Allora, in poche parole, le varie case madri necessitano ormai di poter gestire il negozio anche da remoto, perché mai il titolare non può essere presente nell'attività, giustamente vuole tenere controllato, monitorato, diciamo, i corrispettivi, le fatture, in base anche al tipo di attività, da remoto, cioè proprio da un telefono, da un tablet, da un qualsiasi dispositivo che abbia connessione internet. Questa proposta, diciamo, avviene solo, ovviamente, non sulle macchine telematiche tipo registratore di cassa, quelle a tasti, in poche parole, ma su macchine un po' più evolute, tipo quelle che hanno un po' tipo un gestionale a bordo, il quale vi permette da remoto di vedere appunto tutti questi corrispettivi, tutti quanti le statistiche di vendita, e poter anche, in un secondo tempo, con un altro step, poter anche fare delle modifiche, diciamo, alla macchina senza intervenire presso il punto vendita. In più, come un discorso anche all'avvento dell'industria 4.0 di discorrendo, si potrebbe anche interfacciare il nuovo pagamento elettronico, che si chiama appunto RCA Capelli, il quale vi permette di poter pagare direttamente il vostro dipendente, tornare presso il cliente e poter fare il pagamento automaticamente e chiudere la transazione presso il registratore di cassa, senza, diciamo, avere un POS aggiuntivo, diciamo, ed eliminare certe spese, in poche parole. Okay? Potrebbe essere utilizzato sia come sostitutivo, ma anche come fonte di backup, perché non è obbligatorio, diciamo, togliere il pagamento POS, piuttosto che è una implementazione in più che stanno avvenendo in questi tempi. Diciamo, questo è, diciamo, un po' il sunto, diciamo, dei nuovi adempimenti che uno, se vuole, può avere in base. Ecco, il secondo, che mi parlavo adesso, può essere anche comunque integrato sulla macchina a tasti, in poche parole, quella tradizionale. Non è obbligatorio avere un sistema, il secondo sistema. Scusate, vi chiedo una cosa, non so se è voluto o meno, ma vedo che siete ancora fermi alla prima slide. Ah, Marco. Scusi. No, perché non so se scusa. È una scelta voluta o... No, è un errore, chiedo scusa. No, perché mi stavo domandando appunto se volevate trascorrere qualcosa per la comprensione certo. di tutti. Allora, un attimo solo. No, perché è molto chiaro quello che dici, però... Sì, no, ma è giusto dirlo. Allora, in poche parole, la seconda slide, ma la quarta, Marco. Un attimo, scusate. Il bello della diretta, ma insomma, in poche parole, le potete anche fornire, ovviamente. Certo. In poche parole, il primo che parlava era questa, la connessione in cloud, perché appunto è una possibilità che l'utente può avere, non è obbligatoria, giustamente, uno la può avere e può condividere, già come dicevo, come spiegavo poc'anzi, la possibilità di vedere da remoto qualsiasi, diciamo, l'attività del negozio, senza poter andare sempre al negozio a essere presente. Questo è quello che dicevo del discorso del cloud, che ovviamente però questo tipo di modalità funziona solo su certi tipi di attività, tipo, non so, ristorazione, che posso dire, magari dove fanno due fatture, tipo alimentari, diciamo, sulla macchina singola, questo tipo di connessione per il momento non è attivabile, però fra poco, da quello che mi hanno detto gli esperti in RCH, mi hanno detto che potrà essere anche collegato con una macchina standalone, ok? Cioè, vuol dire una macchina a tasti, in poche parole. Mentre, Marco, gentilmente passo al numero 5, questo invece era quello che dicevo dei pagamenti elettronici, che si può installare su un vostro smartphone, in poche parole, in qualsiasi telefono, che abbia a bordo la possibilità di
fare il pagamento NFC, che è come quello che si usa adesso quando con la col banco, ma potrebbe più inserirlo, che basta appoggiare sul POS, okay? Il quale c'è questa funzione che vi permette di avere o il backup del vostro POS presso l'esercizio, o addirittura sostituirlo e pagare direttamente con questo terminale, che viene fatto tutto in via digitalizzata. Non ci sono più carta, non c'è più stato di carta, non c'è costo di attivazione, non c'è più un costo annuale di noleggio del dispositivo, ci sono delle varie possibilità. Okay? E questo è quello che, diciamo, gli permette anche passare, se uno deve fare un'agevolazione, fa parte sempre di quel progetto di Industria 4.0. Tutto qua. Okay. Allora riprendo un attimo la parola. Questi sono i primi due punti di potenzialità che sicuramente avete capito sui vecchi misuratori non era possibile fare. Qui, grazie alla connettività data da praticamente internet, c'è poco da dire. Sono due degli strumenti maggiormente che stanno andando e che stanno aiutando gli esercenti nella loro funzione. Io, se avete visto su qualche slide, vi ho detto che ci deve essere una connettività sufficiente, oppure a breve la vedrete. E è la cosa fondamentale. Tutto quello, il lavoro che sta nascendo, come i webinar, come tutte le cose, necessita di una connettività. Quindi, se nel locale non è ancora presente una connettività stabile, poi sorgono dei problemi. Questo ve lo diciamo perché più della metà delle chiamate è dovuto a questo. Cioè non c'è connettività, c'è il cavo rotto, c'è magari lo smartphone che non è proprio di ultima generazione, tanti che fanno l'hotspot con lo smartphone, però non abbiamo una banda per far viaggiare tutta questa quantità di dati. Passo un attimo la parola al collega Luigi Colombo, che è per il terzo punto di connettività, che trattiamo un attimo le casse rendiresto. Buongiorno a tutti, sono Luigi Colombo e sono un tecnico. Spesso ho installato appunto queste casse rendiresto. Sono cassetti automatici che offrono una serie di vantaggi. Anche qui, come diceva Marco, serve inevitabilmente una connettività internet stabile. Detto questo, però, questi prodotti offrono dei notevoli vantaggi. Intanto, un'efficienza operativa dal momento in cui tutto quello che è la fase, diciamo la parte di rendicontazione della giornata, viene svolto in automatico dal software collegato ai cassetti rendiresto. Abbiamo inevitabilmente la possibilità di evitare quelli che sono gli errori da parte del cassiere, di conseguenza gli ammanchi di cassa, perciò la quadratura, diciamo, del report vendita giornaliera è sempre garantita. Hanno anche altre funzioni, ad esempio rilevano le banconote false automaticamente, sono un deterrente per furti, rapine, a parte per il loro peso, insomma, le loro dimensioni, anche perché hanno la possibilità di essere eventualmente ancorati al terreno, e senza dimenticare anche, diciamo, un aspetto legato all'igiene, soprattutto per quelle attività che toccano il cibo, per il dipendente deve toccare il cibo, faccio l'esempio una gelateria o chi per esso, non avendo mai contatto con il denaro, ovviamente non hanno bisogno di togliersi i guanti, mettersi i guanti, perché l'igiene, diciamo, è garantita. E oltretutto, essendo un'automazione sul pagamento, come aveva accennato Michele, anche questi rientrano, diciamo, in quelli che sono che è Industria 4.0, e quindi la riduzione sugli oneri fiscali, ecco, sull'acquisto di un prodotto di questo tipo. E la connettività, il modo, diciamo, di utilizzo a livello tecnico è molto semplice, perché basta collegare con l'IP, c'è cioè una connessione internet, la cassa fa automaticamente, il registratore fiscale fa automaticamente quello che si chiama lo scambio importo, quindi porta il valore dello scontrino, lo comunica al cassetto rendiresto, e quindi soltanto il cliente dovrà inserire le banconote e riceverà il suo resto. Ecco, questo è un prodotto che sta andando molto bene, diciamo. Grazie mille. Sì, scusate, concludo l'intervento di Luigi. Naturalmente tutte queste cose hanno
un po' di naturalmente il loro costo, però adesso non mi tengo qua a fornire dati, comunque in caso ve li facciamo avere, che vengono ripagate dopo purtroppo tutti i contratti, cioè sommando le banconote false trovate, sommando gli ammanchi di cassa, eccetera, in un paio di anni queste purtroppo queste casse vengono, non dico ripagate, ma quasi. Questi sono dati comunque ufficiali che sono arrivati. Passiamo all'ultimo, diciamo, punto sempre di connessione, che è la connessione con i gestionali. Allora, dicevo prima che i misuratori, gli ex misuratori fiscali erano anche a loro volta connessi con i gestionali. L'opportunità di collegare gli RT cambia in modo drastico, perché alcuni gestionali sono installati direttamente su cloud e sul negozio addirittura basta solo collegare le casse. Quindi alcune soluzioni andranno anche a praticamente a usare un tablet per gestire il front-end, e la cassa sarà direttamente collegata a internet e pilotata da un server cloud. Questa è l'ultima frontiera che stiamo arrivando. Mentre prima la cassa era collegata a un PC in loco, come i PC che avete adesso, state facendo un webinar, immaginate di fianco a una stampante, questa stampante invece è collegata a una nuvoletta. Questa è la grande differenza che stiamo intraprendendo grazie al registratore telematico. Un po' di categorie che stiamo automatizzando, grazie anche alle nostre quattro case madri che rappresentiamo, autofficine, profumerie, settore ottici, che a breve avrà anche un'altra piccola legge per loro a fine anno, per non farsi mancare niente, ristorazione sicuramente, abbiamo un grosso gruppo di ferramenta e poi abbiamo una catena di vendita in ingrosso. Ecco, queste sono un po' i quattro punti a favore dell'RT che grazie alla connettività si stanno evolvendo. Sono tutte cose che sono nate anche grazie un po' alle associazioni che hanno richiesto queste cose per diciamo aiutare il mercato e appunto gli esercenti, ecco. Allora, io adesso avrei finito la parte tecnica nel senso dei prodotti. Andremo sulla parte un po' più... Ti faccio una domanda, sì, ma prego. Per il cazzo, perché magari... Certo. Allora, cosa vuoi? Io sono un operatore da tastiera, magari... Certo. Capisco meno di altri il diretto impatto. Cioè, se dovessi parlare per slogan... Sì. Ho capito alcune delle parole chiave che hai detto, magari me le ripeti e certo. le aggiungi. Cioè, tu dici migliore connettività. Certo. Proprio parliamo per slogan. Sì. Mi connetto dal tuo ombrellone. Dal mio ombrellone, cosa esatto. Che insomma succede magari per pochi giorni, ma posso fare anche quello. Esatto. Non ho più rischio di rapine, furti. Beh, sì. Meno, non ho esatto. Manchi di cassa perché si gestisce direttamente il pagamento da parte del cliente, esatto. Non ho problemi rispetto alle questioni igienico-sanitarie, specialmente nei punti vendita, quelli piccoli, dove magari il cassiere è lo stesso che ti somministra il gelato, la pizzetta, piuttosto che e a cioppa del pan, come che si disinventa. Esatto, infatti volevo dirlo io. Ecco, cioè ci sono tutta una serie di piccole operazioni che magari pagando l'euro in più che dicevi prima, magari se vuoi anche accennarci un po' i range di investimento al di là delle macchine senza fare pubblicità alle singole aziende, ma per capire anche il tipo di investimento che devono fare queste tipologie, che sono molti, sono anche i nostri clienti associati, specialmente il mondo della ristorazione, degli alimentari e degli operatori su area pubblica e quant'altro, quali sono appunto cosa devono, se sono ancora indietro, e per fargli capire che lo scalino che gli manca, alle volte è anche breve, insomma, è più di certo. Decisione di buttarsi nelle operazioni che effettivamente l'investimento anche di carattere economico che poi in qualche maniera. So, permettimi di aver fatto questa digressione, ma... No. Grazie per intanto aver rotto il ghiaccio. Allora, aggiungo nelle tue note anche la possibilità di avere il famoso bancomat nel tuo cellulare. Questa è la gran punto di adesso.
basta che sia di ultima generazione e che abbia un sensore NFC, che ormai ce l'hanno tutti quanti. Per il range di prezzo dei prodotti che stiamo un po' parlando, quello più ostico sono le casse rendiresto, che cominciamo a partire dalle più, non quella che vedete in slide, che quella è una abbastanza seria, nel senso è bella corposa, e abbiamo un range dai 5-6 mila euro fino a 20-25, cioè abbiamo dei range importanti in base al volume di soldi che bisogna elaborare, alla robustezza della macchina, a quanti soldi volete che tenga la macchina, perché poi diventano, non dico dei bancomat, però più o meno, e quindi poi in base proprio al modello e a quanti pezzi è composta, come tutte le cose, c'è questo range. Quindi si può partire da una mini cassa che può stare sopra un bancone a quelle casse composte che vedete in slide. E torno indietro della slide. Eccola qui, è una cassa doppia con sezione banconote e sezione proprio monete. Quindi poi c'è tutta una questione di stivaggio dei soldi e quant'altro, quindi comincia ad essere una cassa, cioè, non dico a livello di banca, ma quasi questa. Per quanto riguarda le applicazioni di POS, come diceva Michele, da appoggiare sullo smartphone, ad esempio questa che stiamo trattando, veramente siamo così esigui, lì c'è una licenza software da attivare e gioco è fatto. Naturalmente è più questione di scartoffie che di resto. Invece per i prodotti connessione a cloud, anche qui si tratta di moduli aggiuntivi dell'ordine dai 400, 500, 600 euro, più o meno l'ordine, dopo anche lì più grosso è, meglio è, cioè ha più funzioni, volevo dire, e anche qui sempre storia di scartoffie, nel senso che ci vuole più tempo attivare la documentazione che attivare il servizio. Quindi i primi due veramente un investimento esiguo, il terzo sì, comincia a essere importante, però ripeto, con dei dati alla mano uno si fa i due conti come tutti, diciamo, i titolari di attività, e poi comincia a pensarci seriamente. Per i software gestionali si va da un minimo di 600-700 euro a dipende, soluzioni sempre più grosse, insomma, multipiattaforma, multimagazzino, più ne hai, più ne metti. Ecco, questo è un po' il range dei prodotti, di queste quattro categorie, diciamo. Se ci sono qualche altra domanda. Sì, mentre prendono coraggio i colleghi e gli certo. Amici che si sono collegati, saluto gli ultimi che si sono collegati. No, l'altro ragionamento era sul fatto che comunque le associazioni di categoria Confesercenti, in questo caso noi che rappresentiamo gli operatori, siamo reduci anche stamattina da un momento di presentazione dei distretti del commercio con l'assessore Marcato in tutto il Veneto, dove appunto molti finanziamenti vengono anche messi proprio su una serie di innovazioni, e tra questi c'è tutto il comparto assolutamente della connettività digitale, dei software, di hardware, le soluzioni anche, che per cui c'è sempre un investimento minimo da fare da parte di un operatore commerciale, però trovando il giusto filone poi può essere finanziato anche con degli strumenti anche importanti, insomma, che non è più la sola banca, ma può essere anche altre forme, piuttosto che trovare un suo ristoro nell'ambito di fondi che vengono intercettati a livello regionale ed europeo, insomma. Per cui invitiamo comunque tutti gli operatori a sentire i propri consulenti, commercialisti, associazioni di categoria, noi Confesercenti, per capire poi quello che può sembrare un investimento di un certo tipo, ma può rientrare alle volte anche di una quota molto importante, insomma. Sembrava corretto andarlo a evidenziare, insomma, prima di fare questo tipo di interventi. Prego, scusami se ti ho interrotto. No, prego. L'ultima pazienza di 3 minuti, siamo giusti coi tempi. Adesso spero che avete preso il caffè, che è la parte un po' di legislazione.
Allora, siamo a una scadenza molto ravvicinata. Naturalmente noi, il nostro lavoro è seguire i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate. Vi faccio un breve excursus sulle ultime novità. Allora, la nostra cara agenzia, il 18, scusate qua la data è sbagliata, il 18 gennaio 2023, questa è un'estrapolazione proprio della legge direttamente. Dal 2 ottobre, la leggo brevemente, dal 2 ottobre gli RT sono configurati al fine di generare e riportare nei documenti commerciali un codice bidimensionale che rispetti le caratteristiche riportate nelle specifiche tecniche valide per la lotteria e addestrazione istantanea allegate al presente provvedimento. In soldoni, che a noi ci piace di più, c'è questa scadenza del 2 ottobre in cui l'agenzia chiede che gli RT siano adeguati a questa nuova lotteria, si chiama lotteria istantanea degli scontrini, che è differente della lotteria differita che c'è tuttora in essere. Ricordo che quando sarà attivata anche la seconda lotteria, vigono tutte e due. Vediamo cosa ha di novità questa nuova lotteria. Allora, l'esercente, per intenderci, è il negoziante. Ok? Il cliente finale è l'utente del negoziante. Allora, per l'esercente cosa non è che deve fare tanto, a parte adeguare l'RT, anche qui purtroppo ci sono dei piccoli costi, l'esercente funziona così la lotteria. Allora, deve generare un documento commerciale con un importo pari a 1 euro o superiore, interamente pagato con un pagamento elettronico. Faccio un esempio. Spendo 100 euro. Pago con il bancomat, viene fuori il documento, viene fuori un documento con questo QR code. Poi l'esercente, attraverso un'opera, dopo vi spiego, parteciperà alla lotteria. Quindi alla fine l'esercente non deve fare niente, fa tutto il registratore. Non può fare il pagamento misto. Dei 100 euro, non posso fare 50 euro in soldini, cioè in contanti, e 50 euro in bancomat. Ok? Deve essere una transazione unica. Nello scontrino che io vado a generare mediante il dispositivo, non ci deve essere assolutamente il CF o la partita IVA del cliente finale. Questo perché il garante della privacy non lo vuole assolutamente. È proprio scritto nel documento. Naturalmente, come potete, è il tema di oggi, ci serve la connettività internet. Le macchine possono anche lavorare senza internet per un paio di giorni, ma poi hanno bisogno di scaricare questi codici per poi partecipare alla lotteria. Inoltre, ricordo che gli RT entro 12 giorni devono inviare i dati, altrimenti poi l'agenzia scrive. Questo forse è la cosa più preoccupante, non tanto la lotteria. Seconda pagina, sempre per il decreto che stavamo parlando, quello che deve fare il cliente finale. Il cliente deve andare sull'ADM, che sta per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Scaricarsi l'app gioco legale, installarselo sul suo smartphone e naturalmente lo smartphone deve essere dotato di fotocamera con il lettore di QR code. Ormai quelli che hanno 3-4 anni ce l'hanno tutti a bordo questa cosa qui. Non so se fa un po' ridere, comunque il giocatore deve essere maggiorenne residente in Italia, questo è proprio scritto sulla legge, e le vincite, i regolamenti e tutto quanto a breve, perché è stata fatta tutta la bozza di legge, tutto quanto manca, diciamo, i punti finali della legge. Lunedì abbiamo la prima riunione tra i nostri, le nostre, anche noi abbiamo delle associazioni, eccetera, che sono sedute in AE e ci aggiorneranno sugli ultimi punti. L'utente finale per giocare e anche per scaricare, soprattutto per accedere poi al gioco legale e vedere le giocate, è necessario assolutamente avere lo SPID. Quindi deve essere anche un utente un po' evoluto, cioè deve avere uno smartphone e deve avere anche le credenziali dello SPID. Al momento non hanno detto se bastano anche le CIE, che serve la famosa carta di identità digitale. La seconda, terza novità di oggi, che è quello che diciamo, perché tanti dicono: vabbè, ma la lotteria è una cosa che non mi interessa. Purtroppo la legge, ripeto, dice che è obbligatoria, non è ancora sanzionabile, cioè nel senso non viene domani il finanziere a dirvi: beh, non hai lotteria, ti do la multa. Però sicuramente
qualcuno busserà alla porta perché è obbligatoria. E la novità più importanti che sono inserite sempre nello stesso decreto sono queste qui, che sono un po' più da seguire, ecco. Allora, entreranno in vigore anche queste verso la fine del 2003 e all'inizio del 2024, e abbiamo ancora una modifica dei tracciati che le macchine inviano all'Agenzia delle Entrate. Io ho messo solo un punto, dico solo due punti, poi ce ne sono a miliardi, ma non interessano voi, interessano più la parte noi tecnica. Allora, la cosa più importante è che ho visto anche un sacco di video quest'estate su vari social, un po' così, un po' non so se da ridere o eccetera, che è il discorso che l'agenzia vuole sapere quando siete chiusi. Allora, è in parte vero, perché la novità è appena verranno adeguate le casse con questa versione 11, che non c'entra con la lotteria, è un ulteriore aggiornamento in arrivo, se l'esercente rimarrà chiuso oltre i 12 giorni, bisognerà comunicare in qualche modo questo stato qui, fuori servizio. L'agenzia vuole sapere quando effettivamente è chiuso l'esercizio, chiamiamo l'esercizio perché poi può essere varie cose. Un'altra novità che introdurranno è che l'agenzia direttamente vi manderà degli alert. Adesso oggi è anche la giornata dell'alert, non so se avete visto, alle 12 c'è stato l'alert della protezione civile, adesso si vede che è la moda un po'. Comunque hanno la possibilità nelle prossime versioni di mandarvi un alert su macchine che non hanno superato la verifica periodica, quindi qualcuno dice vabbè, io non faccio la verifica, tanto non mi succede niente. Un alert su chi andrà a mettere le mani e non è abilitato dall'Agenzia delle Entrate, perché sta succedendo purtroppo anche questo, e qualche alert che non hanno aggiornato la cassa ai software attuali. Ecco, queste sono un po' più le novità della versione 11, più tantissime altre che le comunicheremo quando andremo a installarle. Questa è tutta la parte, diciamo, burocratica che sta arrivando, con calma la stiamo cercando di snocciolare ai nostri clienti e anche a chi ci chiede informazioni, e diciamo anche siamo qui per voi. Ecco. Io avrei finito, giusto, 15.05, come promesso al dottor Mauro, e vi mando questa. Ecco. In attesa delle domande, che spero che arrivino, perché dopo sono sicuro che mettiamo giù il collegamento e inizieranno le telefonate, ma certo. Al di là di quello, vorrei capire, secondo la vostra conoscenza sul mercato padovano, inteso proprio come esercenti, ristoratori, attività artigiane piuttosto che quant'altro, cioè il livello di avanzamento digitale, quanti saranno gli operatori che secondo voi hanno comunque dei registratori telematici oppure delle soluzioni che, non dico che devono spendere i 20.000 euro perché insomma che abbiamo visto prima, ma che per avere delle buone performance da un punto di vista proprio di innanzitutto per non ricevere l'alert e essere a posto con la normativa e sfruttare quelle capacità che avete detto voi, c'è molto gap da colmare o no? Allora lì abbiamo purtroppo anche qui, cioè proprio delle fasce, abbiamo chi è organizzato, che ha una o due attività e si vede allo spirito imprenditoriale e capisce le cose, magari ci studia, ci chiede 20-30 volte l'offerta, eccetera. Naturalmente a me spiace perché sono il più affezionato, sono per le piccole attività che sinceramente proprio non ce la fanno. Cioè, anche la spesa di un aggiornamento pesa tantissimo in questo periodo. Ovviamente per sgombrare il campo dagli equivoci noi lo diciamo, nel senso che se non come critica, ma nel senso di dire, certo, se dobbiamo fare un minimo di informazione, è chiaro che se c'è qualcuno che è un pochino più indietro, il compito nostro è di aiutarlo nei tempi e nei modi, che perché ovviamente non si lascia indietro nessuno da questo punto di vista qui. Cioè, la massima disponibilità nel capire se c'è qualche settore particolare, insomma, perché è ovvio che magari un punto vendita in franchising, che dipende da una casa madre a Milano piuttosto che a Roma, sicuramente hanno delle soluzioni diverse da quelle che può avere
un altro operatore, insomma. Certo, certo. No, ma comunque posso dire, io sono stato anche quest'estate per ferie giù nel sud Italia. Noi siamo abbastanza avanti, come proprio si vede come negozi, tecnologia e quant'altro. Posso dire anche una cosa, è difficile stare aggiornato a tutto perché noi lo diciamo ai nostri clienti, cioè ormai dovete un po' mettervela via che ogni 3-6 mesi c'è un aggiornamento. Questo mettetevela via tutti quanti, è il ritmo che stiamo andando avanti, sia per quanto riguarda i documenti commerciali ex scontrini, sia per quanto riguarda le fatture elettroniche. Ogni 5-6 mesi arriva fuori un provvedimento con un campo nuovo, una richiesta nuova, una gestione dell'IVA particolare, quindi cioè, niente, bisogna starci dietro, avere una buona connettività, tiro un po' l'acqua al mio mulino, cercare di sfruttare i contratti che forniamo invece di fare il vecchio gettone, cioè intervento a gettone. Perché costa ormai più l'intervento a gettone che magari aprire un contratto. Ecco, basta. Questa è la parte commerciale che mi sento di dire. Sfruttati i vari contratti delle case, magari costano un po' di più, però vi ripeto, ormai 3-6 mesi, mio collega qua Luigi è di fianco, viaggia tutto il giorno, c'è da metterci le mani, o a livello di software, o a livello di programmazione, o perché abbiamo tanti problemi, mi tocca dirlo, di connettività, però questa è la situazione, insomma. Quindi, infatti, questo webinar, la prima parte l'ho messa per le novità, i punti di forza, e ho due provvedimenti che cioè nel giro di 2 mesi bisogna attuarli, insomma. È lo stesso provvedimento, ha più punti, però l'Agenzia delle Entrate sta accelerando le cose. Ecco. Basta. Vedo che sento che c'è un intervento. Sì. Aperto il microfono, qualcuno? Luca, Lucio, qualcuno che vuole intervenire prima che, so, siete anche voi dei consulenti, girate, c'è qualcosa che volete intervenire? Se no, salutiamo. Salve, buongiorno. Ma io mi senti Mauro? Sì? Sì. Sì. Ma mi stavo interrogando, è un settore che conosco poco, però mi stavo pensando all'integrazione di uno strumento di questo tipo con strumenti di marketing, cioè stavo tentando di capire che tipo anche di lettura, però poi ho visto prima, cioè ci sono diversi settori che sono interessati, quindi presumo che poi anche in questi settori qualcuno penserà a come utilizzare questi dati per la cosa che, insomma, su cui bisognerà ragionare. Fermo restando il discorso della privacy, il discorso quelli sono dei paletti, insomma, non da poco, però credo che ci sia da ragionare su questo. Mi stavo chiedendo appunto se avete degli input o se poi ogni settore vedrà, insomma, cosa poter tirar fuori. Ecco. Magari non è neanche la vostra, nel senso che uno dice no, io ho la parte tecnica, e io pensavo a questo, insomma, l'integrazione. Grazie. Finito. So, dottor Mauro, se vuole intanto. Io do un'interpretazione puramente tecnica perché purtroppo il nostro Eh sì, lavoro. ci credo. No, l'interpretazione tecnica, Marco, dalla non sottrarti la domanda, nel senso che tutto questo flusso di dati, poi, cioè, al di là che allora Esatto. mettiamo che il macchinario è buono, la connettività è ottima e tutti utilizzano le ultime tecnologie, al di là della privacy che è un problema perché adesso vediamo siti di aziende importanti che vengono hackerati, il tema nostro come associazione di categoria e consulenti di impresa, ma è un po' di tutti, è esattamente questo, cioè ne parlavamo anche appunto al convegno di stamattina con alcuni amministratori comunali piuttosto che con altri. E con altri tecnici. Il tema è esattamente questo, cioè una volta che io ho la possibilità a verificare quanti sono gli scontrini, dove sono stati fatti, a che ora
in che via, perché magari ci sono appunto dei distretti del commercio che hanno una serie di operatori che hanno con una loro partita IVA hanno fatto un'associazione piuttosto che delle altre forme aggregative, si mettono insieme tutta una serie di dati e chiaramente io poi posso andare a fare delle proposte ben specifiche sugli orari di apertura, qual è la via più interessante, dove devo agire perché c'è un flusso magari di persone e di acquisti minori, come devo intervenire con politiche di animazione territoriale. Ci sono delle scelte molto importanti che li possono fare sia gli amministratori, ma lo possono fare anche i consulenti di impresa, insomma, per cui assolutamente sono dei temi che ci stiamo ponendo tutti i giorni, insomma. Sì, ecco, pienamente d'accordo. C'è una notissima quantità di dati, come avete capito voi, analizzabili per poi sviluppo territorio e quant'altro. Poi sapete più di me che ormai la tecnologia è tanto pilotata. Dalla parte invece nostra tecnica, l'agenzia si è un po' arrabbiata negli ultimi anni e quindi ha un po' stretto le cose. Io dico soprattutto per quanto riguarda i pagamenti elettronici, perché adesso c'è il doppio, come il dispositivo POS trasmette i dati, anche il registratore hanno i dati in tempo, non dico reale, ma nel giro di un paio di giorni hanno i dati, quindi era sui giornali tanti anni fa, ma tuttora per qualche movimento sospetto, insomma, ecco questo è il succo di tutti questi collegamenti. Scusa Marco, da un punto di vista di sicurezza digitale, visto che è un tema molto trattato... Sicurezza digitale, allora lì purtroppo io mi fermo perché poi tutti i dati vanno, sono movimentati da server certificati sicuramente. Allora, i registratori sono direttamente collegati alla SOGEI, cioè alla parte informatica dell'agenzia. C'è un URL dedicato, i registratori lanciano direttamente i dati lì. E naturalmente poi di mezzo c'è tutti i provider, nomi che sapete, società telefoniche, eccetera. Però il registratore, a livello tecnico, lui firma i dati in modo digitale, con un algoritmo tutto speciale, e invia i dati direttamente a un indirizzo dell'agenzia, insomma. Cioè proprio... Più diretto di così non lo potevano fare, non ci sono server. No, ma il senso è anche che voi e i vostri colleghi che operate nel settore, insomma, certificate anche la tipologia di intervento, il macchinario che viene venduto, che sia tutto a norma. Noi siamo la massima sicurezza all'imprenditore, magari anche quello che inizia domani mattina, che fa un'attività di startup, certo, sa che è in mani sicure, perché poi alla fine ha un prodotto certificato, insomma, perché poi non nascondiamo che anche nel mercato alle volte, insomma, ci sono anche prodotti che non sono propriamente conformi, no, alle normative, insomma, magari. Certo. No. Allora, comunque solo uno schema veloce, tutti i più grossi produttori, una volta che l'agenzia crea un provvedimento, il produttore si adegua al provvedimento, il produttore a loro volta lo rimanda in omologa, l'agenzia fanno dei test e riceve un provvedimento. Quindi anche quando noi vi proponiamo un software, fa tutto questo giro qua. Facciamo un esempio, il dottor Mauro dice domani le slide della Confesercenti devono essere gialle, tutti i produttori di software devono fare le slide gialle per il PowerPoint e poi le rimanda al dottor Mauro e lui le controlla e le firma. Questo è quello che succede per ogni cassa e per ogni aggiornamento software che arriva. Quindi qui, insomma... C'è la massima... Ecco. Per quanto riguarda noi laboratori, noi siamo un laboratorio multimarca, la legge è nata nel 2003 perché l'Europa non voleva che i laboratori dipendessero dalle case madri, quindi ha fatto un po' di spolverone. E noi, a parte appunto che seguiamo quattro case madri, abbiamo anche ogni anno un controllo di qualità, più dobbiamo presentare le carte ogni anno all'agenzia per avere i nostri punzoni.
che tra un po' diventeranno elettronici. E in più tutti i nostri tecnici sono registrati dentro al portale dell'agenzia, quindi cioè, loro sanno, anche noi abbiamo poca privacy perché loro sanno dove siamo. Cioè noi facciamo un intervento, c'è il codice personale di uno di noi, quindi qui c'è ogni tanto siamo proprio tra il martello e l'incudine, ecco. Quindi, cioè, da una parte abbiamo l'esercente, dall'altra parte abbiamo l'agenzia che ci... E sai in tempo reale dov'è il tecnico? Perché ha messo un quasi sì. Infatti ogni tanto qualche nostro consulente della qualità dicono mica bella bravo. Ci fanno una battuta naturalmente. Basta, io non ho nient'altro da disturbarvi, che so che il tempo è prezioso. No, allora io rinnovo, se c'è qualcuno che deve fare un ultimo intervento, siamo nei tempi. Lucio, dovevi dire qualcosa? Chiarissimo, molto approfondito. Va bene. Allora, spegnete pure i microfoni. Ok, grazie. Allora io vi ricordo che appunto abbiamo registrato questo webinar, per cui riceverete, voi che vi siete iscritti comunque vi riceverete le slide. Vi invito comunque a visitare il sito della Confesercenti, per cui www.confesercentidelvenetocentrale.it, per verificare un po' tutte le proposte della nostra associazione e i prossimi momenti di formazione. Vi invito a visitare il sito della Camera di Commercio di Padova, per cui www.pd.camcom.it, e poi andare a vedere appunto tutte i punti di impresa digitale, qual è il programma e quali sono gli orari degli sportelli, tra i quali gli sportelli di Confesercenti, che danno una serie di risposte appunto su tutte le questioni digitali che possono riguardare gli imprenditori. Ecco, io vi ringrazio per la partecipazione e mi auguro che anche nelle prossime momenti formativi sarete presenti per poter comunque adempiere a questo momento importante di upgrade da un punto di vista tecnologico e formativo. Ecco, per cui vi ringrazio, è stato un piacere e buon lavoro a tutti. Buongiorno. Grazie, buon lavoro. Grazie a tutti.